I ricordi. Quando cominciano i ricordi? Quando le luci e le ombre del nostro corpo fisico lasciano la loro impronta nel nostro corpo astrale. I miei primi ricordi sono le risse tra mio padre e mia madre e l'amore di mia nonna, dove trovavo rifugio dopo la paura di quelle violenze. Rammento ancora scene e avvenimenti di quando avevo 6 anni. Mio nonno, fascista della prima ora, mi portava a Piazza Venezia, in mezzo alla folla nereggiante, i carabinieri a cavallo, il duce che parlava alla folla osannante. Ricordo una frase di mio nonno, che aveva combattuto in Africa. Con una scarica micidiale decimammo le linee nemiche. Poi ricordo mio padre, che aveva fatto domanda di volontario per combattere in Grecia e in Russia. Veniva in licenza e mi fotografava, mentre facevo il saluto fascista, con in testa il suo copricapo militare. Altre cose rammento con maggiore chiarezza. Al paese, quando sul ciuco dell'altra nonna, che viveva in campagna, mi avvicinavo all'albero di fichi per farmene una scorpacciata. Questo era il tempo dell'astralità, delle sensazioni, delle emozioni. Molto più tardi vivevo da solo. Gli amici e i parenti dicevano che era triste vivere da soli, ma a me non sembrava affatto triste. Avevo sempre una quantità di cose a cui pensare e forse non sono un tipo che se la fa con la gente. Questo era il tempo della conoscenza, della mente. Però da qualche tempo intuisco che capire la vita è un gesto della mente e se non me la faccio con la gente, che sono gli altri da me, non ho ancora compresa la vita, che è un gesto della coscienza.